Ragazzi, prima di partire col video di oggi e farvi vedere tutti i giochi previti, ho chiamato Roby per ricordarvi che io e lei saremo a Roma, al Romix, alla Fiera di Roma, ok? Esattamente l'1 e 2 aprile, che viene di sabato e domenica, ci saremo dalla mattina, ma abbiamo degli eventi molto molto precisi che dovete ascoltare. Prima di tutto ci troverete al padiglione 8 per uno spettacolo su un palco, almeno un'intervista su un palco. Poi, tutti e due giorni, ci troverete al padiglione 6 per un firmacopie. Potete anche prenotarvi per un meet and greet insieme a noi dal link in descrizione e dal primo commento. Mi raccomando, comprate i biglietti di Romix. E vi aspettiamo, quindi ricordatevi il primo e il secondo di aprile al Romix, dalle 10 del mattino. Noi saremo lì e non vediamo l'ora di vedervi. Vi vogliamo tanto bene! Bacio! Un uomo e suo figlio erano morti in un incidente stradale a Denver. L'auto è stata trovata con l'uomo dentro, vicino a un'area abbandonata fuori città. Il corpo di sua figlia non è mai stato ritrovato ed è ancora disperso. Quest'area è stata trovata nelle montagne rocciose, vicine al luogo della morte. Raghi, vi ho fatto paura, eh? In realtà siamo in una delle mappe proibite di Roblox, perché ho trovato molte mappe che sono, diciamo, state chiuse, poi riaperte di nuovo, o che, insomma, sono state eliminate del tutto, e allora ho trovato un modo di riprenderle, o cose del genere. Questi giochi, infatti, li proveremo tutti oggi, o almeno io ne ho trovato una bella lista. Qua, diciamo, c'è una casa in una montagna in cui si dice che due persone siano morte, però in realtà non ho trovato ancora nessun indizio. Oltretutto la telecamera è bloccata così e quindi... Oh, aspettate, forse lì c'è qualcosa. Vedo una specie di luce strana, non so che cosa sia. Niente, forse era solo la fine della mappa. Comunque, questa è una delle mappe in cui c'è questo mistero e l'unica cosa che ho trovato, a parte i rumori strani, è proprio solo la tomba con il nome di questa persona. Sto cercando altri indizi, ma davvero non riesco a mettere insieme i pezzi. In realtà, raghi, sono pure saltata dal tetto. Qua c'è proprio un buco, tutto rotto come prima. C'è solo la radio. Io non so davvero come poter andare avanti. Quindi, però insomma, questa è una delle mappe proibite di Roblox. Infatti letteralmente ci sono solo io, nessuno ci gioca. In effetti fa un po' paura. Comunque, se ci volete giocare e provare a scoprire il segreto, questo è il nome. Si chiama Casa di Ucriti. Vabbè. Nel frattempo ce n'è un'altra in questa lista. C'è un bar, il Double Air Bar. Dice qui che è aperto 24 ore 365 giorni l'anno. E guardate un po', è stato creato nel 2015, ma è stato aggiornato nel 2023. Quest'anno, quindi è molto 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 recente. Questo sembra molto più chill come gioco, però ci sono sempre lo stesso tanto di misteri. Mi sta ancora caricando. Infatti ci sono delle scenette qua. C'è tipo la gente al bar, le persone che parlano, qui c'è un tizio che guarda la vetrina, lì c'è una maid e poi ci sono, insomma, i vari cantanti, varie cose. Io non riesco nemmeno a entrare. Oh, oddio, si è aperto. Ma questo, qua c'è scritto addirittura: avete visto quest'uomo? Se lo vedete, chiamate. E poi c'è specie di cosa sbarrata. Ok. Siamo al bar, ragazzi. Siamo ufficialmente nel bar proibito di Roblox. Incredibile. Un tetto. Qui c'è un mostro chiamato Pipì e c'è una statua di It. Per quello dico che secondo me sembra un posto dove ci sono un sacco di misteri. Soprattutto quella casettina lì, ragazzi, che è inquietante. Oh mio Dio. Ok, è praticamente un vagone del treno abbandonato con un focarello qui. E sembra che ci abiti qualcuno, anche se non c'è nessuno. C'è il pianoforte, della cioccolata calda, dei dischi. E una foto. Magari è la foto della persona che ci abita qua o abitava. E poi, insomma, altre cose. Non lo so. Anche qua c'è un segreto sicuramente. Però ho visto che viene usato più forse dalle persone che vogliono stare un pochino assieme. Anche perché qui ci sono davvero delle persone vere. C'è queste qua che stavo parlando. Oh, aspettate, c'è una cucina. Oh, salve, scusi, lei con i pettorali, per favore. E ci sono delle altre foto, raghi, guardate un po'. È pieno di indizi, diciamo. Si chiama Alexa. Ciao, Alexa. Ehi, Alexa, riproduci Despacito. Questo qui invece si chiama Posto di Mister Aegeus. Quello che avete appena sentito è io che entro nel gioco, raghi. Non penso di aver mai visto questo gioco qua. E nessuno ci sta giocando, ci sono letteralmente solo io. Questo gioco è oltretutto vecchissimo. Sono molto curiosa, c'è solo
un corridoio e basta? Con questo suono orrendo? Onestamente ci credo che dovrebbe essere proibito questo gioco. Ci vorrebbe mai entrare? Poi quanto è lungo! Oh mio Dio! Non posso vedere la fine! Raghi, aiuto! Ok, facciamo una cosa, ci vediamo alla fine. Raghi, a quanto pare sto arrivando. Ho usato un trucchetto della telecamera. C'è una stanza gigantesca. Con una statua. Non ci credo! Per favore, la persona che ha fatto questa mappa è ufficialmente dalla mia lista nera. Se ti vedo ti giuro, guarda, non lo so cosa mi parte, te lo giuro. Tutta quella strada, un quarto d'ora di strada per farmi cadere nel vuoto. Ma ve ne rendete conto? Ok, col trucchetto della visuale posso vedere dove in effetti finisce il pavimento. Ok, ok, in teoria se io sto attaccata qui, to la faccia tua. Ok, proviamo a stare solo attaccati a questi muri, perfetto. E qui, raghi, c'è la statua. Ora, io non so se mi dà qualcosa se la tocco. Sembra tipo un giudice, un... Che cosa cavolo è? Mi sono persa qualcosa? C'è un segreto mentre cado sotto? Raghi, non lo so. Però se volete provarlo, se riuscite a trovare magari dei pulsanti nascosti che portano ad altre mappe, potete provarlo. Questa è la libreria proibita, che mi ricorda molto anche, sapete che cosa? Doors. E oltretutto qui c'è scritto, è un gioco di puzzle, è decrittazione. Ok, pensa due volte, questo è l'ultimo puzzle. Ok, c'è Anubis. Ci sono due Anubis lì e poi uno gigantesco qui. E ci sono dei libri colorati, raghi. Sembrano proprio quelli di Doors. Tipo dei cristalli colorati. Salve? Devo parlare con lei? No, non devo parlare con lei. Ok, questo dice vieni un po' più vicino. Mi devo fidare? Vabbè, proviamoci. Oh, si è aperto! Ma che cacchio è un sito web? Adesso mi hackerano. Guarda come vengo hackerata io. Ok, la mia teoria è che questo sia un sito web metascritto. Ok, aspettate un attimo. Proviamo a vedere se dall'altra parte della stanza... Oddio. 2 hours later. Proviamo a vedere se dall'altra parte della stanza c'è qualcosa di simile. Nel frattempo sono morta per tornare qui. Vabbè. Un altro... È un coso verde. Ok. Ora posso spostare. Raghi, in realtà cercando quel sito non mi dà niente di completo. Ma sapete che cosa? Facciamo così. Il primo che riesce a darmi la soluzione nei commenti prenderà e vincerà una gift card da 1000 Robux. E soprattutto scrivetemi nei commenti quali altri giochi simili, strani, misteriosi o addirittura paurosi volete vedere sul canale. Magari quei giochi che nessuno conosce, che voi conoscete, oppure ancora di più spaventosi. Raghi, lasciatemi nei commenti così ogni lunedì possiamo esplorare questi giochi assieme.